Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Nel video di oggi voglio raccontarvi la gara più dura che io abbia mai fatto, il Titanium. Tutto a posto, Luca? Andiamo? Appena arrivato a Viareggio, c'è un bel vento questa sera. Ancora devo ritirare il pacco gara, tra un pochino vado al punto di ritrovo, poi ci sarà da allestire la zona cambio, che però questa volta sarà in due punti diversi, perché sarà qui sul lungomare per la transizione nuoto bici e poi sarà a Lucca per la transizione bici corsa e nuovamente corsa bici. Il bolide parcheggiato fronte mare che è pronto per la battaglia di domani. È dall'Ironman che non la riprendevo più, eh. Solo rulli. Funzionerà tutto? Boh. Rispetto all'Ironman non ho fatto nessun tipo di allenamento pre-gara. È praticamente una settimana che non mi alleno perché non ho avuto tempo. Qua sto vedendo già qualche atleta che fa una nuotata, qualcuno in bici, qualcuno di corsa. Io non ho tempo di fare niente, perciò arriverò a domani mattina che non so in che condizioni sarò, e punto tutto sul fatto di avere comunque un bel background sulle lunghe distanze e di averle comunque coperte in questo periodo di preparazione. E niente, vediamo un po' come va domani, anche se forse avrei dovuto fare qualcosina in più di scarico questa settimana per arrivare un po' più preparato. Allora, ho ritirato il pacco gara dove c'è tutta quanta l'attrezzatura, cuffia, numeri, eccetera. Adesso posiziono subito le scarpe per la frazione corsa, le metterò dentro la borsa e ci penserà direttamente lo staff a portarle a Lucca per il T2. Allora, cuffia, calzini, numeretti vari, 140, ragazzi. E un paio di gellini, questi me li porterò dietro. Facciamo il carico di carboidrati stasera. Luca, facciamo il carico? Questa gara prevedeva 2 km di nuoto in mare dalla spiaggia di Viareggio. Subito dopo 60 km in bici, di cui 35 avanti e indietro sul lungomare e i restanti sulla strada per arrivare a Lucca. Da lì iniziavano i 30 km di corsa. Erano 4 giri ad anello da poco più di 7 km e mezzo l'uno. Terminata la frazione corsa, si riprendeva la bici da Lucca a Viareggio per l'ultima parte della gara, che erano circa una trentina di chilometri. Briefing fatto, sono le 8:30, questa volta è prestissimo, infatti ne vorrei approfittare per andare a letto subito e accumulare qualche ora di sonno, però devo ancora preparare tutta quanta la roba che dovrò lasciare domattina in zona cambio. Faccio due o tre cosette e poi ci siamo. C'è ancora il numero dell'Ironman. Ultimo video del venerdì sera, dovrei aver preparato tutto, sono le 10. E vado a dormire, ci vediamo domani. Colazione in solitaria stamattina, sono il primo che si è svegliato sicuramente. È già tardi, sono le 6:15, avrei continuato a dormire, non so, fino a mezzogiorno. Faccio un bel carico di carboidrati e poi vado in spiaggia. E si va! Freschetto stamattina però, eh! Ieri erano 30 gradi tipo, però stamattina è da pelle d'oca. We'll be right back.
volevasi dimostrare un'altra coglionata. Cosa mi sono dimenticato in hotel? La cavigliera. Bene. Buongiorno Andrea. Ultimo video sulla zona cambio. Non credo che riuscirò a riprendere bene la partenza, quindi considerate questo come il momento in cui parto. Ci vediamo dopo. Ciao. Dai bambo! Buongiorno! Buongiorno! Un bacio. Babbo, ci vediamo qua. Va bene? Mi raccomando, eh? Forza, babbo! Come fai, babbo? Ciao, ciao! Ciao! Partita la frazione bici. Faccio qualche metro in scioltezza per far girare le gambe. E poi si inizia a spingere. Sono entrato in acqua ultimo, sono uscito quasi ultimo, però va bene così, è una gara senza troppe pretese. Finiti gli anelli sul lungomare di Viareggio, adesso vado direzione Lucca, dove poi ci sarà la zona cambio e inizierà la frazione di corsa. Credo che ci saranno ancora 15 km da fare in bici e poi si inizia a correre. Appena iniziata la frazione corsa, sto andando un po' troppo spedito, 4:40, adesso vado un po' più piano, imposterò i primi 10 km sul 5:30 per essere cauto, anche perché poi ci saranno altri 50 km da fare in bici al ritorno e non vorrei bruciarmi tutte le energie nella corsa. Allora ragazzi, il percorso qui è meraviglioso. Stiamo facendo praticamente una ciclabile che costeggia il fiume, vi faccio vedere. Otto chilometri fatti. Comincia anche a essere caldo e infatti mi sto idratando il più possibile, però è come me lo immaginavo, cioè è tosta questa gara. Posso anche rallentare, tanto non mi corre dietro nessuno. In pratica ragazzi, questa qui è una gara d'eliminazione. Ho visto che ci sono stati tanti concorrenti che si sono ritirati già al secondo giro. La temperatura non è che aiuti più di tanto. Il discorso è che siamo praticamente all'inizio della stagione estiva e questo qui è il primo vero caldo che mi sono ritrovato, perciò è da tanto tempo che non faccio un allenamento a queste temperature e penso che anche questo abbia influito sulla performance di oggi. Però acqua, tranquillità, un po' si cammina, un po' si corre e me la porto a casa. Sono arrivato a metà della frazione corsa e sono cotto. C'è quella bella sensazione però di fatica. Una sensazione che non provavo dall'Ironman addirittura. Effettivamente l'ho un po' sottovalutata questa gara.
anche se non era tanto da prendere alla leggera, anche perché sono pochi chilometri, meno di un Ironman, perciò avrei dovuto allenarmi sicuramente di più, però mi piace questa sensazione di fatica che sto provando adesso. Cercherò comunque di arrivare fino alla fine di questa gara, anzi è ora che mi rimetto a correre. E finalmente sono arrivato all'ultimo giro, 1,5 km di corsa, 500 metri di camminata, perché sono finito, ho le gambe che sono due pezzi di legno, e ho scoperto che il tragitto in ritorno prevede un valico in salita, e quindi dovrò cercare di risparmiare ancora di più le gambe, perché sarà molto più faticoso di quello che avevo preventivato. Se sopravvivo ci vediamo dopo. Siamo qui per gli ultimi 3 km con il nostro amico Bernard. Encantado. E mi accompagna fino alla fine dell'ultimo giro, che come vi ho già detto diverse volte, oggi è veramente tosto. Ci vediamo alla zona cambio. Ciao. Molto duro. Fatto. L'ultima frazione bici dovrebbero essere una 30 km con salita e stiamo a vedere. Non ce la faccio più, sono cotto. E pensare che nell'unico tratto in discesa ho beccato il temporale. Incredibile. Qui trovate i tempi e le relative distanze di ciascuna delle frazioni e alla fine il tempo complessivo scandaloso di tutta la gara. Nonostante il pessimo risultato sportivo, è stata una bellissima esperienza e il ricordo più bello che porterò con me è quello di aver conosciuto persone straordinarie che mi hanno accompagnato e aiutato per tutta la gara. Tanto caldo e tanta stanchezza. Malgrado abbia pensato più volte di ritirarmi, sono riuscito comunque a non mollare, tenere duro e finire questa gara. Anche perché la mia famiglia mi stava aspettando al traguardo. E forse è stata proprio questa la spinta più forte che mi ha aiutato ad arrivare fino alla fine. Eccola, la fine. L'ho fatta. Eccolo, amico mio. È arrancato con la lluvia, tio, con la tormenta. Poi Andrea. Chiamali. Anche perché, per come la vedo io, una gara non è una gara se non è qualcuno che ti aspetta all'arrivo. Eccoli.